Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che racconta le sedute del Parlamento della Toscana. Anche oggi abbiamo seguito i lavori in aula, tanti interventi da parte dei consiglieri, maggioranza e opposizione a confronto che noi ascolteremo nelle nostre carrellate di interviste su ogni tema affrontato. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere il nostro sommario di questa puntata con i temi principali. Tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Toscana in questa seduta l'approvazione delle nuove norme che regolano la materia di prevenzione del gioco d'azzardo patologico. In particolare è stata approvata a maggioranza, con l'unica eccezione del gruppo della Lega che si è astenuto, delle nuove norme che regolano praticamente il gioco d'azzardo nella nostra regione. Tanti gli interventi dei consiglieri, ma in particolar modo le nuove norme cercano di mettere dei limiti alla diffusione di slot machine e in particolare si parla di distanze in cui possono essere installate dai gestori di locali pubblici e sale da gioco le cosiddette macchinette a 500 metri di distanza da luoghi sensibili come scuole, centri ricreativi socio-culturali e anche sportelli bancomat. La Toscana, ha fatto la Toscana perché finalmente fa una legge ed è la prima regione che va, in seguito dell'accordo Stato-Regione, a rispondere alle esigenze dell'ANCI. Facciamo una legge molto tassativa, molto dura, che limita le nuove aperture, per esempio, che definisce nuovi luoghi sensibili dai quali stare lontani. Pensiamo alle stazioni ferroviarie, quindi una questione completamente nuova. Pensiamo anche alle nuove aperture di tabacchini o di luoghi che, dove possono, per esempio, avere i gratta e vinci, le lottomatiche, tutta una serie di questioni che possono essere limitate anche su un gioco che non è di per sé patologico o d'azzardo, ma che può incentivare queste azioni. Portiamo elementi di novità assoluta, pensiamo alla formazione che deve essere fatta per i gestori, per i dipendenti. Bisogna educare le persone, così come quando si vende un alcolico, se si percepisce che la persona può essere soggetta a una patologia bisogna fermarsi prima, bisogna fare dei corsi, sanzioni molto dure e allo stesso tempo la possibilità comunque di reinvestire sul recupero delle persone, perché questa sta diventando una patologia che sta uccidendo in termini di cronicità molte persone. Quindi la Regione Toscana fa una norma dura, molto rigida, perché vuole contrastare fortemente questa azione. Il Partito Democratico ha creduto in questa legge e ha voluto anche allargare il consenso rispetto anche ad altri partiti politici che hanno condiviso la nostra linea politica di mediazione, e credo che sia importante che la Toscana abbia dimostrato che con una legge del genere si può contrastare il gioco d'azzardo. Pensiamo anche a tutta la stretta che viene fatta nelle pubblicità toscane, laddove si dovrebbe limitare la pubblicità per quanto riguarda queste azioni, soprattutto eliminare qualsiasi azione di attività di carattere istituzionale rispetto all'incentivazione del gioco d'azzardo. Che noi abbiamo dato l'ok, però con un ragionamento. Cioè, queste misure non sono prevenzione, sono contrasto un po'. Invece la legge si chiama prevenzione e contrasto. No, la prevenzione è un'altra cosa, perché non è che si finisce nella dipendenza perché abbiamo un bancomat vicino o una slot machine vicino a una scuola. Non è questo. Questo è un po' nascondere la cenere sotto il tappeto, insomma, no? Quindi noi dobbiamo lavorare su cosa causa questa dipendenza. Allora, il disagio sociale, affettivo, lavorativo, abitativo, e su questo dobbiamo investire. Quindi queste misure servono più per mettersi un po' l'animo in pace e far vedere che facciamo qualcosa per nascondere un po' il disagio, ma di fatto sono distanziometri. Ecco, bisognerebbe usare distanziometri sul disagio sociale, e questo richiede tutti altri interventi. Quindi non abbiamo votato contro, perché ovviamente anche un piccolo, diciamo, salvataggio lo possiamo fare, no? L'occasione fa l'uomo ladro, come si dice. Sì, però ecco, la dipendenza non è che si combatte con questi metodi.
Assolutamente sì, allora visto che dite ludopatia vi dico subito che si parla almeno di gioco d'azzardo patologico, se non un futuro di disturbo da gioco d'azzardo, perché questo significa non mescolare una cosa sana che è il gioco con qualcosa che invece può diventare un problema sociale vero che sta rovinando molte famiglie. È stato un lavoro fatto a più mani che ha messo insieme anche due testi di legge proposti da Marco Stella e dal gruppo di maggioranza, quindi articolo 1 MDP e Partito Democratico. E abbiamo prodotto un testo comune, questo significa che sul tema c'è una trasversalità rispetto a quanto il tema sta davvero condizionando tante persone, forse quelle che arrivano ai servizi sono in realtà anche la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più ampio. Per cui credo che questo denoti come il Consiglio regionale della Toscana, indipendentemente dalle appartenenze politiche, abbia una sensibilità comune su un tema così complesso. Poi ovviamente non vi è la pretesa di pensare che possa essere risolutiva di quella che è una vera e propria emergenza sociale ed economica, però il meglio è nemico del bene, quindi credo che rispetto ad una situazione emergenziale, quale quella che sta diventando sul gioco d'azzardo, sull'udopia in Toscana così come in tutto il nostro paese, le istituzioni debbano sentire il dovere di, come dire, battere un colpo e quindi di dare anche un messaggio. E credo che con questa legge il messaggio è assolutamente chiaro, ma anche vi sono una serie di misure che rendono un po' più complicato rovinarsi attraverso il gioco d'azzardo. E poi vi è un aspetto, secondo me, ancora più importante, che è quello della formazione, che necessiterà poi un regolamento da parte della Giunta, che però, insomma, è giusto parlare di divieti in questi casi, ma la vera sfida sta sul tema di un passo in avanti culturale rispetto alla consapevolezza di tutta la comunità, di tutti i cittadini, che certamente non è quella la soluzione dei problemi economici, anzi quella è uno dei motivi di problemi economici ancora più grandi. Sì, il voto è positivo anche perché è stato, diciamo, un parto travagliato, perché era partito da due proposte di legge che poi si sono integrate e che hanno trovato poi, questa è una modifica ad una legge precedente che tende comunque a puntualizzare e a migliorare quella, la legge precedente, in particolare si individuano, si mettono anche altri paletti rispetto ai precedenti dove si cerca di disincentivare al gioco d'azzardo. Sul tema della ludopatia in aula anche il voto favorevole di Fratelli d'Italia. Nel commento il consigliere Giovanni Donzelli specifica come il gruppo abbia sollevato anche a livello nazionale i temi della ludopatia. Questo progetto di legge è comunque un passo avanti importante, ribadisce Donzelli, rispetto alla legge che già avevamo in Toscana, grazie ad un lavoro trasversale e serio. Per il futuro dovremo lavorare anche sui controlli per evitare che gli introiti derivanti dal gioco d'azzardo finanzino soggetti che fanno politica. Secondo noi deve essere a livello nazionale il problema, perché da una parte a livello nazionale ti dicono puoi aprire e dall'altra parte a livello regionale bisognerebbe combattere il sistema. Allora, secondo me, per essere seri dobbiamo dire questo paese non ha più bisogno dei soldi del gioco d'azzardo, lo aboliamo e di conseguenza si fa una scelta a priori. Ma mettiamoci dalla parte di chi oggi ha investito magari delle somme di denaro per aprire un'attività e poi gli mettiamo i vincoli. Allora, un paese serio o lo combatte o lo legalizza, e noi non possiamo farlo a metà. Allora, per quanto mi riguarda, io sono contrario al gioco d'azzardo, è il mio principio. Non dico se uno va una volta a giocare, una volta ogni tanto non succede nulla, il problema è che poi ti trovi delle famiglie distrutte perché magari non riescono a controllarsi. Allora eliminiamo il problema alla base, eliminiamo il gioco d'azzardo, andiamo a trovare e come si ritrova a risolvere il problema. Mi sembra che abbiano avuto anche qualche beneficio fiscale anni fa, di conseguenza ecco questa è la nostra posizione. A me questa situazione è ambigua, a livello nazionale legale, però le regioni poi devono trovare dei sistemi di impedimento, mi sembrano delle cose veramente assurde. La Toscana, rispetto al problema del gioco d'azzardo, è una regione abbastanza virtuosa. Tuttavia bisogna ricordare che in questo ambito quello che conterebbe di più per fare davvero un'azione virtuosa sarebbe sono le leggi dello Stato.
e le leggi dello Stato stentano per ragioni di varia natura, ma soprattutto per ipocrisia e per contraddizione, a agire in maniera decisa e determinata contro questa piaga sociale che, voglio ricordare, è un problema enorme. L'Italia è al quarto posto nel mondo in termini di spesa nel gioco d'azzardo, ci si spendono 96 miliardi all'anno, 10 miliardi li guadagna come biscazziere lo Stato, 10 miliardi li guadagna il concessionario privato, lo Stato però spende quasi 12 miliardi per curare i problemi dell'azzardo. Naturalmente le regioni si trovano in questo contesto, in questo panorama così complicato, a dover fare la riduzione del danno. Si trovano a dover fare il metadone dell'azzardo, questo è l'elemento cruciale. E come metadone dell'azzardo, ecco che quindi la Regione Toscana ha migliorato una legge che già non era male, che era quella del 2013, e abbiamo appoggiato anche noi. Lo statuto della Regione Toscana impone il voto di 2/3, nemmeno dei presenti, ma dei componenti il Consiglio, e quindi sono particolarmente contento che nel lavoro poi di mediazione fra una larga maggioranza che va oltre quello che è la maggioranza assoluta del PD per poter garantire i 2/3, subito alla prima votazione Sandro Vannini è stato eletto difensore civico della Toscana. È un ruolo molto importante nei paesi dell'Europa settentrionale, viene chiamato l'Ombudsman, il garante del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Sandro Vannini è una persona che ha dimostrato, in un lavoro che lo rende, diciamo così, familiare agli ambienti del Consiglio regionale, perché per più di 5 anni è stato il presidente del Corecom, il comitato della comunicazione della regione. La prima buona notizia è che finalmente nominiamo un difensore civico. Noi stiamo facendo una battaglia che dura da tempo, perché siamo, come dire, al di là di quelle che erano le scadenze di legge. Un'altra battaglia che stiamo facendo da 2 anni è quello per arrivare alla nomina del garante per i diritti dell'infanzia, perché è grave che questa regione, su una figura così rilevante, sia ancora oggi senza nessuno. Anche il nostro gruppo ha votato Sandro Vannini, che quindi sarà il difensore civico, espressione di una maggioranza che va oltre quella che è di fatto la maggioranza consiliare in aule Regione Toscana. Abbiamo ravvisato in Sandro Vannini per una figura che potesse essere appunto di garanzia per tutti, e abbiamo votato convintamente. No, non è no alla persona, noi abbiamo votato no per il metodo con il quale è stato scelto il difensore civico. Oggi come oggi, con le problematiche che ci sono legate anche al territorio e sul sociale, la figura del difensore civico è di assoluta importanza, anche guardando all'Europa, al mediatore europeo. Ci vuole una persona di competenza, una persona che venga dalla società civile con un curriculum adeguato. Questo non è successo, perché dal 27 ottobre è vacante questa nomina, siamo arrivati oggi, proprio un'altra cosa in emergenza appunto, no? C'era un'autocandidatura sola, 3 giorni fa, se si riapre la candidatura così i consiglieri e presidenti possono presentare un eventuale candidato. Assolutamente vergognoso che un difensore civico poi alla fine lo scelga un ufficio di presidenza, comunque un'espressione politica. Cioè, noi vogliamo che su queste nomine non si vada a lavorare in emergenza come spesso si lavora su tutte le altre politiche. Termina qui la puntata settimanale del Consiglio regionale della Toscana. Noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni, ringraziandovi per averci seguito.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.